Parte 10 di Elden Ring. Let's fucking go. Esploriamo per bene questo cazzo di maniero. Allì facciamo, ma con quale maniero? Abbassa la cresta. La mia tipa è fresca. Grandi citazioni che non capirete mai. Allora, abbiamo esplorato ieri la parte iniziale. Direi di controllare i muri segreti qui. Perché non si sa mai. Visto che a Reia Lucaria ce n'erano un fottio. Perfetto, torniamo qui anche se non mi pare che ci fosse niente. Quanto arrivando ci stanno le cose davanti, non so mai. Non sono mai muri segreti. Che sta a fa? Soggetto. Pippe Arzugo, spada dritta del vassallo. Sarà la quinta, sarà la sesta, non lo so, ma ce l'ho, ma ce l'ho. Ok, ero morto qui. Perché ero morto? Ah, il tizio mi ha fatto cadere di sotto. Quale tizio, scusa? C'è qualcosa che non guaisce. Ah, questo. Pezzo de merda. Che volevi fare? Che gli era preso l'audio? Ha fatto tipo... E si è ripreso. Not very bono, amico mio. Ma ancora... Sopravveste del culo, ok, ma da dove mi sta... Ah, ok, non l'avevo visto. Basta! Scudo militare, non male. Fanculo gli spiriti. Io li faccio fuori. Con gli spiriti. Oh mio Dio. E che cazzo?
Oh mio Dio. Sarebbe entrato in un ballo backstab. Invece qua non è entrato proprio un cazzo. Mi sarò stato lì. Pure che se salto da qui muoio. Però è pure vero che 4000 rune me le sbatto sul cazzo. Quindi direi di saltare lì. Se no, no, è fatto apposta, ok. Ok, vediamo qui dove vado a finire e mi butto lì sotto. Ok. Se semmai Dark Souls 2 insegna che i segreti possono essere dappertutto. Literally. Ah, per salire? Sì. E saliamola. Giro un po' con la visuale che non so. Ok. Piano superiore del maniero. L'altro mi sa che dovrò arrivare tipo qui. Però adesso allora scendiamo perché voglio vedere cosa c'è in quel bel puntarello. Una parola scende qua però. Come faccio? Ok. Oh, mi sono un po' cacato. Quindi da qua non ci si poteva arrivare. Qua tocca stare attenti. Ogni volta che penso di non saltare esce fuori qualche cazzo. Mai. Ok. No, mo mi avvelena pure, no. No, no, non mi avvelenava, mi faceva solo male.
Che rotolino fastidiosino, eh. Oh, ma che fa? Ma te fai fa? Non si fermava. Là c'è un oggetto. È vicino all'entrata poi. Ah, ma sta qua. Vedo forgiatura funeraria 3. Che infatti dicevo, ma... What? Ok, però questa è un po' un'inculata. Come devo rifare la strada? Oggi ho sbagliato strada. Che ho fatto sta cosa? Ho fatto bene a rimandare sull'ascensore, però. Che non è andato su. Ma che cazzo vuol dire? L'ho visto andare su, ma non c'hanno scuse. Ok. No, di qua era chiuso. Lì la cosa, ed è qua. Niente, quindi sono pure un coglione per essere morto. Urumi, ah, una frusta? Però sembra una spada. Frusta, imponente alabarda d'oro, è brandita dai cavalieri in armatura pesante, appartenente all'ordine delle sentinelle dell'albero. Esquisita fattura e peso considerevole, è difficile da maneggiare per chi non possiede una forza sovraumana. Sono abbastanza sicuro che si siano sbagliati. Con la traduzione, cioè col placement. Come fai a essere un'alabarda questa? Se tengo... L'abilità è giusta.
Sì, diventa dritta. Figo. È più per PvP però questa, ma come fa a farci un boss? Ok, adesso ritornare qui. Vediamo il da farsi. Un albero sacro. C'è comunque un ramo o qualcosa. Sti lupi sono grossi come una casa. Vabbè, senti, impiccate. Hai molta vita, eh? Settantuno non è male come numero di rune che mi dà. Dieci estus a noi. Ciao, amico mio. Yes. Là c'è tipo un cimitero con un vaso pure dall'altro. Figli di merda, sti vasi del cazzo, veramente. Duecento dei repost mi piace. Un po' di materiali che non fanno mai male. Nascosto. Oh, e no, sono qui. Che poi è pieno di sti particellari blu. Molto. Ah, ok, cavalierino. Ok, cavalierino. Un troll gigante, ma. Ok. Coglione. È arrivato il samurai, è arrivato.
Perché solo quello grande? Ah, ma sono due maghi, ecco perché ti fanno far giro. Sta sprecando tutti gli alberi questo. Dai, cadi. Fattamela con lui. Vai, vai, vai. No, no, cadi. Eccoli. Oh, ma questo? Manca hai droppato, stronzo. E vaffanculo. Ah, abbiamo il mitico con noi. L'incredibile. Colui che risveglia i cuori. Ah, non risvegli i cuori? La notifica della live, dico. Non ti è arrivata? Maledizione, allora è il sistema che mi rema contro. Droppano pure sti lupi? Pezzo di carne. Sono più di ciò. Incredibile, su iPad c'è. A vince se dato 10 secondi. Che palle. Fastidiosina come cosa. E vieni qui, amico mio, che ti perrio per tutta la tua cazzo di esistenza. Se non lo perrio. E invece 1111 delle post. Ma non gli è arrivato. Ma no, ma come cazzo l'ho perriato questo? Mamma mia. Un dio sceso in terra. Va bene. Ma manca un bonilo sta live, no? No. Spring. Anche lui. Ma quanto anticipato è questo per riscuso in praticamente? Infatti non so come cazzo ho fatto.
Cadi, cadi. Bastardo, no, non gli ho menate. Non mi è entrato. Non mi è entrato uguale. Oh, non è morto. Comunque i troll giganti con gli elmi sono fantastici. Spada da cavaliere troll. Ah, un'altra. Yes. Ce faccio le dual, ce faccio. Una per mano, me ne metto. Pensavo fosse un troppo unico. Sono un po' rimasto male. Io mi sono spoilerato, cioè, ho visto delle armi, dei nemici, delle cose, cioè. Ti sorprenderà ancora questo gioco tantissimo, non ti rendi conto. Secondo me non sto neanche a metà, PD. Ho fatto solo due boss praticamente. Ah! Bello questo! Balestra e spada! Secondo me devi cominciare a sfruttare un'arma con le ceneri, è troppo più bella. Ma sti tizi sono fighissimi. Molto bloodboardiani. Che poi porca puttana, il terzo colpo mi salta sempre per lo spiritino di merda, eh. Vaffanculo, sparire dalla mia vista, evocazioni di merda. Ma che ne piano i dardi loro? No, è che siccome il terzo colpo è leggermente più lento per poterti permettere in PvP, se uno ti fa costare mana combo di scappare, il nemico mi scappa perché viene colpito da una freccia mentre io sto per menargli, e quindi praticamente non ho più il modo di colpirlo. Perché si allontana per colpa di quella freccia. Wow, sto vaso l'avevo visto da non si sa quanti chilometri. Oh, ogni volta lo vedo. Raviolo di carne cruda. Ma che cazzo? Vabbè, non entrate, che devo dire. Ma che carini. Troppo belli i vasi come nemici. E infatti vicino ai vasi ci sono sempre altri vasi. Sto cemetery l'ho visto da un chilometro e mezzo, mo se non mi date tutto quello che ci sta vi faccio fuori. Dardo di griscazzo. Comunque non so che cazzo c'ho la luce della stanza che mi continua a flickerà. Finché la live va.
No, no, non cadere. Oh. Posso anche risalire. Let's fucking go. Ma là c'è un oggetto. Non cadere, non cadere. Brutto coglione. Mo che cazzo gli dico? Ah, ok, ed è qua. Mamma mia, che culo. Sono proprio visto morire. But I can use the rest. Cene di guerra fasticariani. No, cene di guerra, quindi qua. Fornisce un armamento all'affinità magia. Fasticariani, abilità che incarna il prestigio dei reali di Caria. Trasforma l'arma in uno spadone magico e sferra un fendente discendente. È possibile caricare l'abilità fino a due volte. Non ho pure quello ascendente? Orizzontale o come cazzo si chiama? Non lo saprò mai. Allora, qua ti fa ricadere, ma... non volevo cadere, perfetto. Vabbè, tanto comunque sia devo ritornare qui. Che come un coglione mi sono fatto strada in un luogo che non dovevo farmici strada, senza aver messo un cazzo di checkpoint. Però bene così. Cioè, vedi che cazzo di luce c'ho nella stanza, zì? Stai, me la devo mettere sotto quest'altra. Si vede il cazzo uguale, perfetto. Pare che sto al buio, invece... è la luce che fa... è bzz bzz, non fa bzz bzz bzz. Perché è così? Cioè, sta luce? Ma non lo so, è tipo un paio d'ore che ho l'allarme di casa che sfancula, sicuramente per lo stesso motivo per il quale sfancula la luce. Quindi mi ritrovo che sembra che sto al buio. E poi ogni tot risfliga e si riabbassa. Sembra proprio messo con lightning la cosa positiva è che sembra messo con lightning di Elden Ring, cioè. È attimissimo, calco. E però poi quando non ci sarà più, che cosa diremo ai nostri figli? Ah, ma voi ricordate c'era sto tizio? Che infatti a che pro? Cioè, tanto vale evocare gli spiriti e meno sti quattro imbecilli. Bruh. Eh no, dai, lo spadone no. Qua ho lisciato. Mamma mia, uno dopo l'altro. Uno dopo l'altro. And I can use the rest. Dun 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 dun. Non sai che ora che mi compro quei cazzo di luci, eh? Calcola, mi sei ripartito pure l'allarme di casa mia. Non so se si sente. No. Oh, vabbè, da paura. Pesante, ma come fa? Ma non lo so, se vede che ci sta un qualche calo di corrente strano. Cioè, stanno a menare a star trotizio.
Oddio. Ah, c'è quella ammazzata, amici tua. Yes. La smette? Cioè. E non si regge. Ma poi puntano solo a me. Cioè lui mena gli altri, ma gli incantesimi suoi puntano a me. Oh, fino al cazzo di mente. E vattene a fanculo. Tre cure per sti imbecillone, oh. Not bad. But I could use the rest. No, vabbè, mi ci avvicino, mi ci avvicino. Perfetto, andiamo almeno a quell'altro alle spalle. Ma mica l'avevo vista la statua. Quindi ci sta pure un boss, mo. Però la statua è rivolta di qua. Come ho fatto a non pensare che ci fosse un boss lì? Droppa. Oh, no, ha droppato. Non droppano mai quando io lo chiedo. Ma risfligherato. Sta luce del canzo. Oh, ma che figata è sta arena. Guardia reale Loretta. Oh. Ah, ma passiamo qua. Solo che non c'ho. Oddio, ma è come la sentinella dell'albero. Solo che gli faccio male a questa. Alzo, mi ha preso. Non potevi aspettare un secondo. Sono un attimo morto. Ma che cazzo, ma non è che... Sento dei botti alle casse, ma non capisco se è la corrente. Forse c'ho i cali di corrente. Tu non li senti? No. Ah no, c'è proprio le... Come se le casse mi si staccassero dalla corrente, ok. Smettetela di farlo. È tranquillo col PC in questo stato? No, è che sono le casse. Forse okay, sono spostato. Se le casse può fare tranquillamente pure il PC. Beh, in caso piango. Che problema c'è? Mica mi ero ricordato, c'avevo 15.400 rune. Con questi spiriti P5 sono troppo forti, oh. Moment cazzo, eh. Ma che cazzo? Oh, gli mettono un arco in mano a un tizio e diventa il carcio alle palle più grande del mondo. Loretta. Oh, ma me ne fosse entrato uno. Vabbè, hai rotto il cazzo. No, dai. Questi spiriti però fanno avvelenare, carcolo. Cioè, li usi
Porca puttana de... Ah, ho preso un achievement, quindi è la storia. Li usi porca puttana de... Ma è sempre più bassa sta luce poi. Li usi e te... Quando gli fai fare il riposte, a sti figli di Troia cominciano a... Cioè, gli fanno un colpo e li stordiscono. E quindi gli eleva il... Non mi fa più il riposte. Mus Madonna, la Madonna però, eh. Arco pesante di Loretta. Cenere di guerra fendente di Loretta. Vediamo un Upuok. Aspetta, ma non posso aumentare la luminosità della webcam? Vediamo un po'. No, mo che ho detto si è ripresa la luce. Raccomando ragazzi, buttate un follow, un seguito su Instagram per sapere tutte le novità, anche se non lo sto usando Instagram tutti i giorni per porre degli spoiler, ma fate i bravi. Allora, ceneri di guerra di Loretta. Allora, arco di Loretta. Genera un arco pesante magico e scocca una grossa freccia. La carica accresce potenza della magia. Sembra che l'arco fosse l'arma preferita di Loretta, ma ammanato con l'alabarda. Fendente di Loretta, mo a trovarlo. Ah, c'è proprio Loretta sull'immagine del cenere di guerra. Fendente di Loretta, abilità di Loretta alla guardia reale. Balza in avanti infondendo nell'arma il potere della scintipietra. Poi accelera sferrando un fendente discendente. Usabile su armi ad asta e lame gemelle. Let's fucking dance. Grazie perduta scoperto. Nuovo livello, sicuramente. Secondo te che faccio salire? Calcola, c'ho vitalità 30, tempra 20, forza 30, destrezza 20, forse fede o intelligenza? Magari faccio arrivare a 20 anche quelle. Perché adesso non c'ho ancora il cap della forza. Però fede magari sarebbe meglio per un po' di armi, non lo so. Magari 20 intelligenza, 20 fede e poi vediamo che succede. Forse pure mente non sarebbe male. Ok, 10 ampolle più 4. Non credo che sia male per nulla. E qui vedo un'uscita. Che però vedo anche lì. Oh, questa è l'uscita per la parte secondaria dell'isola che non riuscivo ad andare. Per andare sicuro a questa che forse è una galera. O forse è una torre. Ah, è una torre perché non c'è altro intorno. Ok. The rest. Non credo mi abbia dato anche infatti. Scusa, ma perché tutta sta strada se poi non posso andarci? C'è manco niente sopra. Però
Là sembra come un posto in cui uno ci possa andare. Magari c'ho. Madò, fatemi usare il cavallo. Non voglio più correre a piedi da nessuna parte. Non sembrano esserci. Attenzione! Mi hai fatto cagare addosso. Che cazzo urli? Che Sorry. cazzo hai visto? Niente, sto prendendo partita. Ho capito, ma dimmelo, mi hai fatto cagare in mano. Sorry, sorry. Porca troia, ho infartato. Sorelle. Ah, perché ci stanno tre torri? Quello è un drago. Another one. Come DJ Khaled proprio. O Another one. pare che li scureggia. Cioè, te giuro. Ok, tre sorelle perché ci stanno ste tre torri. Questa però è una di quelle secondarie. Di quelle con l'enigma. Torre di Renna. Passaggio attualmente bloccato. Ah, perché è questa che mi serve per la quest. Devo trovare Renna. O era Ranni? Vabbè, perché Renna si era sigillata da qualche parte all'inizio della guerra, dopo aver organizzato la Notte dei Coltelli. E aveva assassinato i semidei. Per paura o pentimento, ragazzi? Speculations on. A proposito, Sarcavaghio. Finalmente. But I could use the rest. Fasciata una scala, erano due alberi. Cosa, come ho fatto a distruggere? Ah, era più piccolo, ok. Evochiamolo, va. Che mi dai? Cenere di guerra foschia glaciale. Aumenta di ghiaccio l'armamento e sprigiona oggetti da foschia con un fendente. L'armamento conserva il potere del gelo per un periodo. Ah, vabbè, arma di ghiaccio, insomma. Ok, questa è quella di Renna. Guglia di Ranni. Fermete, no? Addirittura questa è aperta. E com'è? Guglia di Ranni c'ha il coso?
Troverò l'NPC o è tipo un boss? Arrivo ragazzi! È la tizia allora. Eh sì, c'avevo ragione io. Ma è rotto il cazzo. Again we cross paths. I believe I said my name was Renna when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. I see. Quite the sleuth, aren't we? Indeed, I am the witch, Rani. I stole a fragment of the rune of death and used it to forge the godslaying black knives through fearsome rite. I did it all. But sadly for thee, Porco di per Dio. Ok. I have slain the body I was born into and cast it away. And it is upon that flesh the curse mark is carved. Ho capito, e quindi dove cazzo è? Guardate la mappa. And why should I reveal that to thee? I performed the act not to bury the past, nor in shame of the deed. But all the same, thy begging compels me not a jot. The curse mark thou seekest is not here. That is all I will say. Now, be gone. The curse mark thou seekest is not here. That is all I will say. Now, be gone. Ok, quindi il corpo non si è nascosto o comunque ha lasciato il corpo da qualche parte per vergogna o pentimento, semplicemente l'ha fatto, forse per evitare qualcosa o forse il fatto di aver ucciso un semidio ha avuto una conseguenza, quel rituale era un qualcosa di negativo. Ok, lei sta qui. Quindi o vado a parlare col tizio. E gli dico tipo, ehi. Lei non lo sa. Cioè, lei lo sa ma non me lo dice. Anche lui potrebbe dirmi fatto di. E io dico, pezzo di merda, cioè, ma fammi capire. Non è che solo perché so pelato può fare come ti pare. E lui potrebbe dirmi, in effetti c'ha ragione. Ho letto una cosa, ma non mi sono reso conto che cazzo ho letto. Ah, il balsamo portentoso, ok. Allora, proviamo a parlare con lui. Magari lui mi sa di per quale motivo. Ma c'è qualcosa che mi sfugge. Enshade. Il tizio! Ha fatto i danni, che hai fatto? Pezzo di merda, ti scoppio. Ma fai cacare. Amori, stupido coglione. Ma vai là ora. No, non mi dica, ho ucciso tutti. Mazza bene, nemico potente era un'esagerazione. Osso aggrappato.
Dove cazzo ero? Elmo delle spoglie reali. Corazza delle spoglie reali. Guanti d'arme e schinieri. Tralasciando il 7 che è bello. E ora lo proverò. Allora, leggiamo tutto prima. Aspetta, l'arma. È un pugno, ok. Arma orripilante costituita da un rigido braccio scheletrico e brandita da Esha dei reali resti. Si equipaggia offrendo la mano alla stretta dei pugni. Affinché la loro morsa non avvolge le carni. Finché la loro morsa non avvolge le carni. O creatura avvinghiata, un re non allenta la sua presa. Abilità pugni assorbi vita. Abilità che testimonia una totale padronanza delle energie vitali. Pugno lento e calibrato, tramortisce le vittime e sottrae il loro PV. Figa soltanto quando i nemici sono morti. Ok. E il set? Elmo decorato con ossa umano dorate. Indossato da chi seguiva in silenzio e servito nell'onnisciente. Ripristina lentamente i PV quando diminuiscono. Si dice che le ossa appartengano a un antico signore, il re senza anima. Lord dei reietti e dei disperati. Era noto con il nome di Ensha. Quindi è un lord? Ah, ma è tutta una PV, ma yes. Cioè, quindi i capelli non sono i suoi. Non erano i suoi. Aveva solo preso l'armatura e ci aveva messo le ossa sopra. C'ha pure una cazzo di candela. Ma io ho la cosetta. Molto yes. Riguardo a Ensha. Oh, my apologies for that nasty business. Ensha got rather ahead of himself, it seems. As his master, I'd like to express my regret. But now, Ensha is slain and gone. Finished. Forevermore. Ah, yes. By way of apology, allow me to tender some advice in regard to the half of the secret medallion you possess. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. Find the Albinoric woman. She hides in a cave to the west of the Laskia ruins, which jut from the mist-shrouded lake of Liurnia. She knows the location of the medallion's counterpart, I'm sure. A ovest delle rovine dell'Askiar. In una caverna, quindi tipo qui. Ok, una cosa per volta. Mi piace questo set, però boh. Posso mettermi comunque le corna? È carino, ma è troppo tipo non spesso. Ah, questi erano guanti? Sembrano mani un po' più bianche.
Non male così. Così mi piace. Bella rapina, sì. Questo ancora non mi vuole parlare? I asked you, be thankful of the hold serenity, it is all that keeps you. Tutto molto strano, eh. Good to see you, son. I see. When Rani shed her flesh, she shed the curse mark, too. You know, not everyone would trust such a tale. But if she, in her current form, is nothing more than the living doll you profess, then perhaps it's true after all. Forgive the bluntness of the notion, but how would you like to become one of Rani's vassals? Ah, only in order to get what we want, of course. The location of the body which bore the curse mark, which right now I haven't the faintest. And the best way to find out is for you to enter her service and take a poke around on the sly. I know you've got what it takes. Not only are you a superb fighter, but people want to trust you. I've seen it. Can you become Rani's vassal to advance our agenda? While in her service, you'll be able to take a poke around on the sly. And determine the location of her original body that bears the curse mark. I realize that I'm asking you to put yourself in grave danger, but I know you've got what it takes. Quite possibly the only one, in fact. Can you become Rani while in her and determine the location? Ok, quindi devo tornare a parlarci. Alla rovina di Laskiar Ovest. C'è pure un portale qua, PD. Quindi tipo qui? Forse anche qui? Non lo so. Mettiamo una cosa qui. E andiamo. Ma, cioè, ma è impossibile che mi perdo le cazzate? Ma vaffanculo. Queste libellule del cazzo, te giuro. Che poi in realtà, se mi mettessi i guanti d'Ensha, starei a posto e mi assicurerebbe pure la vita. Carne di collo di tartaruga. Quando la vedi vai. Oh, è una tartaruga. È qui? Sì, forse l'ho trovata.
Caverna cristallina del lago. C'è anche un boss. Perché dentro una cesta? È finito? Posso di bestie pesanti, non è male visto che devi uccidere bestie pesanti per averlo. Scusa, cosa mi impedisce di buttarmi di sotto e farlo lo stesso? Queste cazzo di casse se devono essere spostate. Mi verrebbe da saltare su quel coso, devo essere sincero. Però potrebbe non essere la soluzione. Specialmente quando andare là davanti. Oh, le lumachine. Lumachine cristalline. Bruh, stai calmo. Ok. Ah, ok, posso passare da dentro.
Cavalier Limiere. No, un altro. Questo però ti scoppio. Ah, però te levo un fottio, quindi impiccate. Durante la seconda fase poi comincia a teletrasportarsi, ok. Medaglione d'ambra cerulea. Incremento di PA massimo. La resina invecchiata dall'albero madre si trasforma in ambra. Una gemma pregiata all'epoca di Godfrey, il primo lord. Racchiude un'antica energia vitale. Cioè per 5 punti di merda, ma veramente. Ma levate proprio. Capanna del lupo dormiente. Ho esplorato malissimo la grotta, ma fateci ritorno. Foul tarnished. What do you want? I told the all-hearing brute that I possess no such medallion. Or have you come to take more from me? Was my other half not enough? Do you speak true? So old Albus entrusted his medallion to you. Then I've no choice but to trust that this was his dying will. Let's try again. I'm Latena, an Albanoric, the same as old Albus. My apologies for my coarse words earlier. I presume the worst. Seeing that you're another tarnished like that all-hearing brute, I hope that you will forgive me. The medallion's better off in your hands anyway. Would you consider doing me a great service? I must go back. There is something I must do, even if I must say farewell to my wolf Lobo. Will you show me the way? To the land of Mikola's Halig Tree. If you accept, I would gladly apprise you of the whereabouts of the medallion's other half. Thank you kindly. They say the other half of the medallion is beyond the Forbidden Lands, north of the Erdtree, in Castle Sol, on the mountaintops of the Giants, accessible by the Grand Lift of Rold. Then I suppose it's time. Farewell, Lobo. My faithful wolf, my better half, I will go with the tarnished, so that our journey will not have been in vain. Forgive me, Lobo. Dove cazzo è andata? Ceneri di Latin. Ceneri di Latin all'Albinaura. Ma è un morto sto lupo? Eh sì. Se ne separa perché è morto e non lo voleva accettare, quindi. E quindi se io mi equipaggiassi queste ceneri, lei verrebbe con me in giro. Raro caso di persona che ha scelto di diventare spirito di propria volontà. Ah, sei proprio ammazzata, PD.
L'Atena aveva fama di infallibile arcieria arcana. Di arciere arcana. Ma avendo perduto Lobo, il suo adorato compagno lupo, non può allontanarsi dal luogo dell'evocazione. Che cazzo vuol dire? Era un arciere arcana. Ok, e uno. Però perde il suo lupo. Non può allontanarsi dal luogo dell'evocazione. Speriamo bene la caverna all'inizio, che mi sono direttamente buttato di sotto. Ci provano sempre. Ottime luci oggi, eh? Cioè 168. Talismano lancia. Potenzi contro attacchi specifici delle armi da affondo. La lancia è l'arma più diffusa tra i soldati dell'interregno, poiché consente di rispondere alle aggressioni nemiche con contrattacchi altrettanto feroci. Ma non è. Lo è? Perché ha la barda, non lancia. Cioè, la lancia è questa. Vabbè, per il resto è tutto qua. Mamma mia, che calcio al culo questi. Basta. Ok, allora devo tornare a parlare con lei. Tanto comunque volevo andare qua. Per poi andare qui. Diventiamo qua. Sentiamo qua. Facciamo fuori il drago questa qui. Ok. Better conduce the rest. Vabbè, ma che va?
Speedrun Strats. Rebecca, amico mio. Che succede? Questo non c'era prima. I see. You must be Rani's new hireling. Yes, yes, I've heard all about you. I am Celavis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you, but since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be of actual service to Mistress Rani, if it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? I resign. Come and pay me. Should you? If it were up to me, but who am I? Devo riparlare con la tizia perché. Oh, so you were the one. Lady Rani has explained everything. Again, I am Iji. The Carian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I'm told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. My apologies for the misleading words of warning. I never imagined that an audience, let alone service to Lady Rani, was in your fate. I, for one, should have seen it, but I did not. Do forgive me, my fellow. Let us give all that we can of ourselves, together, for Lady Rani. Let us give all that together. Let us give together. Okay. Quindi sto tizio l'avevo già incontrato. Sto più a capire. Successo, devo riparlare con questa. Ma la cosa l'hai trovata? Aspetta.
la... Aspetta! Ma quando c'eri andato a trovare la casa di sopra? E c'è comparso sta tizia. And there wilt thou find E.G., my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerous arts also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I'm sure the others will be doing just the same. Speak with the three. Thou needst not indulge them unduly. It hath been a passing long time since a newcomer entered my service, after all. Speak with the three who are thou need. Quindi devo cercare il tesoro della città eterna di Necronom. O di Necron, come cazzo si chiama. E devo parlare con un'altra persona che non ho incontrato però qua sotto. Perché qua sotto c'è sta solamente Ishii, che avevo già incontrato. Veluvis, là, come cazzo si chiama sto testina di cazzino. Let us give all that we can together. E un altro tizio si chiama Blythe, che non avevo visto per qualche strano motivo. Perché ho corso così, PD. Ah, quello della schermata di caricamento. Fuori oggi che strillano. Ragazzi, c'è presente il tizio lupo da schermata di caricamento? Sì, l'ho visto che è quello. Lui, cazzo. Ma pure prima, una cosa assurda. Non so cosa l'abbia scatenato. Ma dove lo incontri, però, scusami? Devo andare a Tetro Bosco. C'è presente enorme. La città eterna, no? Quella là che ci siamo, che ci capiva Danilo subito. Devo andare lì e incontrarlo lì. Bello, cazzo. Dai, finalmente, sta città eterna, let's go. Solo che non so quanto sia il momento di farlo. Parte mo, vabbè, mo finisco. Andato. Secondo me sì, secondo me è ora. Cioè, da detto Danilo il primo giorno gli faceva danno già. Non gli facevo un cazzo. Però gli faceva danno, sì. No, ma mo ci vado, tutto pur di non fare la storia principale. Right. Ah, è una barriera. Ma vaffanculo, pensavo fosse nebbia programmata col pisello. Ok, barriera magica quindi. Perché c'è una barriera? Boh, penso per proteggere la tizia che sta dentro sta torre. That's we're gonna... No, però c'è un problema, non posso più uscire da qui. Perché? Ma questo era il coso, l'enigma che avevamo fatto ieri? No, no, quello mi serve una gesture. No, il secondo, per dire. No, quello era semplicemente... Che succede? Salice sopra. Mi pare che non carica più. Aspetta, magari... Se... ricaricare da qua, no? Magari se... No, ma è successa una cosa strana prima. Non so cosa l'abbia triggerata sta cosa. Praticamente quello lì? È un draghetto, è un draghetto. Volevo andare a fare quello, infatti. Prima. Sì, volevo farlo adesso, però. Cioè, praticamente sono andato alla tavola rotonda e era tutta buia e mi ha attaccato un tizio. Quel tizio con la JoJo pose. Perfetto. E non so cosa l'abbia scaturito questo suo attacco, sinceramente. Ma forse devo... Ah,
Don't get me waiting. Sto cercando di andarmene via da qua. Non mi posso neanche teletrasportare. Allora no, allora c'è qualcosa che devi fare. E che... non lo so. Ah, forse devo parlare con loro e poi risalì su o parlare con lei? Ok. Voglio far fuori quel drago però adesso. Ah ok, dovevo fare sto dialogo con sta tizia prima. Non ha un cazzo di senso, però ok. Vabbè, era, si vede che non ti devi perdere quel dialogo, era molto importante. Ma semplicemente detto vado a dormire. Ah, o forse aspetta, dovevo parlare con loro tre. Però le ha dovuto evocare lei, non lo so. The Dragon. Come si chiama questo? Drago di scintipietra Adula. E c'ha la scintipietra addosso, ma che figata. E yes, una bella fiammata blu. Gli levo un fottio però. Non voglio morire, però. Ma a me... Oh, ma... Ha fatto tre mosse e non me ne è entrata una a me, però. Oh. Ma dove cazzo... Ma sei ripresa la vita? Guarda sto spirito di merda se si rade i coglioni. No, aspetta. Si è dato. È scappato il drago. Ma perché? Perché è scappato? Del drago, vabbè. Si è proprio dato, non ci sta più.
Ok, devo andare qui. Devo ritornare alla torre. Poi devo andare lì. E poi pure qui.